Buonasera dalla redazione RAI dell'Emilia Romagna. Allo studio sperimentale i tamponi rapidi e la immunoterapia con il plasma dei pazienti guariti. Samuele Amadori. La sperimentazione è ai nastri di partenza. A Bologna, Piacenza e in Romagna nei prossimi giorni inizierà uno studio sull'efficacia dei tamponi rapidi. Sono test in tutto e per tutto simili ai normali esami salivari laringofaringei, ma che permettono di conoscere la positività in circa 30 minuti contro le 6 ore previste al momento. Lo studio verrà fatto su una popolazione che è quella di soggetti che entrano in pronto soccorso e che entrano poi in ospedale dopo l'accesso in PS. Senza sintomi di Covid. Dopo un lungo percorso, il comitato etico ha dato l'ok e si inizieranno ad analizzare l'efficacia dei nuovi esami. Sono una decina i prototipi che verranno studiati, ma funzionano tutti nello stesso modo. C'è un anticorpo, antiproteina del virus, che se trova la proteina del virus nella secrezione nasale si lega a questo antigene. L'altra sperimentazione dell'ASL romagnola è quella sulla terapia anticovid basata sul plasma. A dir poco controversa. Lo studio prevede di arruolare donatori di sangue che abbiano anticorpi anti-SARS-CoV-2 o di andare a cercare pazienti guariti che possano donare il plasma. Su questi pazienti deve essere fatta una verifica della presenza degli anticorpi neutralizzanti sia con test immunologici che con test in vitro. Noi siamo pronti, aspettiamo di avere i primi pazienti da assaggiare. Prossima edizione a mezzanotte e 10. Grazie per averci seguito. Buona serata.